Stasera torna a Rai 1 una fiction di grande interesse su temi di grande attualità. E la quarta serie è un caso di coscienza, infatti caso di coscienza 4. Protagonisti Loredana Cannata, Sebastiano Somma. Che casino, Sebastiano. Ciao Pippo. Che casino che stiamo a fare. Ho visto che hai fatto una bella corsetta. Buonasera. Accomodatevi. Buonasera. Intanto scorre il nostro numeratore. Dunque, Sebastiano, avvocato, come sta? Bene, ho molto da fare negli ultimi tempi. Ho molti casi di coscienza sul groppone. Abbiamo molti casi di coscienza sul groppone. Allora, Sebastiano Somma è l'avvocato Rocco Tasca. Tasca. Un cognome particolare. È un avvocato particolare. È particolare perché nella prima, addirittura nella prima serie, subisce una grossa crisi di coscienza a causa di un fatto devastante che gli scuote la vita. Difende una persona molto ricca, lui lavora per uno studio importante, difende una persona molto ricca, addossa la colpa di una morte di un bambino, addirittura la madre, di incuria nei confronti di questo bambino. Questa donna addirittura gli si toglie la vita davanti agli occhi, che poi è un fatto realmente accaduto, perché comunque quello che raccontiamo in un caso di coscienza è tutto realmente accaduto. Questo crea chiaramente una crisi fortissima, etica, morale, di coscienza nell'avvocato, il suo studio, e da quel punto comincerà a lavorare dalla parte dei più deboli. Cambia la tua professione. Cambia proprio l'aspetto umano innanzitutto, ma proprio anche proprio quello etico e professionale del nostro studio, e mette a disposizione appunto il suo studio e la sua capacità investigativa a favore delle persone che combattono contro queste battaglie. E quindi è una serie ogni volta, noi diciamo 3, 4, 5, ma è una serie nuova ogni volta, perché ogni volta raccontiamo dei casi nuovi, in più con un bel giallo forte che parte nella prima puntata, che è questa sera, su Rai 1, e che si conclude poi nella sesta e ultima puntata. Il tuo braccio destro in studio è Alice, che è Loredana Cannata. Ancora un saluto, ancora. Allora, Loredana, qual è il tuo ruolo? Io sono socia dello studio di Tasca e Alice va soprattutto a fare indagini, a volte anche in posti isolati dove rischia aggressioni, e porta un po' di intuizione femminile anche per risolvere i casi, ed è soprattutto una grande amica di Rocco Tasca, di Sebastiano, e un'amica quindi su cui contare soprattutto in questa quinta serie, dove si vivranno dei momenti di vita privata molto delicati. Sebastiano, secondo te nella vita reale ci sono degli avvocati Tasca? Guarda, io ho fatto delle ricerche prima di cominciare questa serie. E mi sono confrontato anche con realtà possibili in questo senso, nel senso che è vero che il mio personaggio in particolare è un po' utopistico, no? Il nostro, la gente lo riconosce, il fatto che vince sempre le cause, il nostro studio vince sempre. Ne parlavo l'altro giorno con una signora e mi dice: però per noi è comunque una sottile speranza, anche se ci rendiamo conto che alla fine nella realtà è un po' diverso, ma è una speranza che qualcosa di buono possa accadere. Ho conosciuto delle persone molto modeste, molto semplici, e che mettono a disposizione il loro saper fare proprio a persone che non hanno soldi, che non hanno niente, che hanno poco, e che in qualche modo riescono ad aiutarla. Io le ho conosciute, delle persone, non sono sicuramente tante, forse non lo so, ma sicuramente esistono, e a loro un po' ci siamo ispirati un po' anche, gli autori, ovviamente. Andrea Purgatori e in giù. Insomma, tutti. Nella fiction l'avvocato Tasca ha anche dei problemi personali molto gravi, insomma, tu hai perso la moglie. Sì, nella fiction, proprio nella prima puntata, accadrà un qualcosa di molto sconvolgente, che si intreccerà un po' con Barbara Livi, la nostra protagonista femminile, che si intreccerà un po' al giallo che appunto scatta nella prima puntata, perché c'è Vanessa Gravina, che è la nostra alta interprete femminile. Anche lei subirà una perdita. Devi dedicarti a tua figlia, quindi. Sì, abbiamo questo giallo e soprattutto questo rapporto con questa deliziosa bambina, che poi nella fiction appunto è mia figlia. Dunque, vogliamo vedere un RVM, una piccola anticipazione? Pippo, stasera milioni di persone vedranno un caso di coscienza numero 4, intanto una piccola anticipazione. Prega, la sera di Natale. E questo è da parte mia. Grazie. Grazie.
Grazie, Alice, lì porci i castelli. Guarda dentro che c'è una sorpresa. Che bello. Oh, che bello. Senti, e questo è di papà. Dai, aprilo tu. Aprilo tu, Lidia. Grazie, papà. È bellissima. Allora me lo dai un bacio. Oh, ma non si mangia più in questa casa. Devo prendere in mano le redini della situazione. Avanti, donne, in cucina, venite, avanti. Oddio, e chi lo regge? Non si sopporta quando fa così. E senza replicare ai miei ordini. Disciplina. Alzare i tacchi, in cucina. Mi impara, non bisogna mai dargli il tempo di pensare, altrimenti si montano la testa. Papà. Dimmi, amore. Io lo so che la mamma non torna più. Però non ti devi preoccupare, perché tanto io con la mamma ci parlo tutte le sere. Sì, amore mio.